Hello, my name is Michalis Haralambos. I'm from Cyprus. I am a visual artist, and my artistic practice deals with objects that create poetic narratives. So in this project, I will use plaster to make a big sculpture and some olive trees that relating with the traces and memories. Sono Samuele Pigliapochi e in questo caso sono intervenuto nella cava utilizzando uno dei segni che nel tempo sono stati fatti dai macchinari utilizzati per l'estrazione della roccia. E sono intervenuto cromaticamente cercando di evidenziare le zone di dissesto della roccia e cercando di mettere in evidenza la stratificazione sia del tempo che dell'intervento umano. Come potete vedere è un intervento che si va a strutturare cercando una forte visibilità, ma nello stesso tempo vuole integrarsi perfettamente all'interno del contesto. Buongiorno, mi chiamo Matteo Messoi, faccio parte della sezione Visual Art e sotto la tutela di Sara Ciraci. E il lavoro che in qualche modo ho creato si basa sull'idea, cioè che l'uomo in qualche modo si medesima nella xylella, cioè sono partito da questa idea qui. Però in corso d'opera ho notato che nel mio lavoro c'è questa mutazione, questa sorta di cambiamento, e ho notato che è divenuto in qualche modo una sorta di monumento, una sorta di luogo contemplativo per il contadino, per il pubblico e per lo spettatore, perché in qualche modo vuole essere una sorta di luogo meditativo, cioè invitare il pubblico a meditare a ciò che sta accadendo, a ciò che sta succedendo. In questa scultura che vedete, che ho in qualche modo lavorato con il cemento e la calce viva, diciamo ho cercato di creare questa sorta di monumento. E là in alto vedete una sorta di torcia, una sorta di ampolla, no? Una sorta di organo, nella quale verrà inserito un braciere e anche dell'olio lampante. Perché comunque, come ben sappiamo, l'olio è stato anche utilizzato in passato per essere mercificato all'estero, a Venezia, c'era questo scambio di traffico tra la Puglia e la Venezia, quindi c'era questo scambio comunque di mercificazione di questo olio, che una volta era un materiale molto ricco. E ciò ha anche portato anche l'aumento della coltivazione degli ulivi. E quindi dopo, in fase un po' più notturna, avrà acceso un braciere all'interno della torcia e verrà in qualche modo iniziata una sorta di rito contemplativo di questo che sta succedendo, di questo evento in qualche modo che ha portato la causa di questa purtroppo tragedia, di questa cosa che sta avvenendo. E io non volevo trovare una soluzione, volevo trovare, diciamo, un luogo, volevo creare un luogo che invitasse il pubblico a meditare a che soluzione trovare e come venerare questo, cioè non venerare la malattia, ma venerare la soluzione, venerare, capire esattamente cosa sta succedendo, che è secondo me importantissimo. E sono sicuro che se il pubblico riuscirà a sedersi qui, in qualche modo riuscirà a pensare, non grazie al mio lavoro, ma grazie a loro stessi, sono sicuro che riuscirà a nascere questa sorta di rapporto che già c'è in Puglia con questo albero, con questa forza. E niente, io sono, diciamo, soddisfatto di questo lavoro, in qualche modo ringrazio anche Sara Ciraci per questo invito che mi ha permesso di creare quest'opera. E niente, io, diciamo, per concludere voglio invitare appunto il pubblico a meditare su quello che sta succedendo. Quindi cercare di dedicarsi del tempo non solo a ciò che accade, ma anche a se stessi, che secondo me è importantissimo. Ok, my name is Alaa Sharabi, I'm from Syria, Damascus, Syria, and I live now in Dubai. I came here to this fantastic artwork, this fantastic workshop. Everything is okay here, and I want to thinking about natural. How can I find link between the materials be all around on the garden, beautiful garden, and put it in this installation? I want to draw first, but when I'm going to draw, I like more something put it in front of the wall, some rocks, some charcoal, carbon, and the important things I want to put the corner in the environment. We like every corner, and there's beautiful to link with this. This artwork just 12 meters.
And it's so hard for me to make a link between these materials. So how the life is very beautiful, how everything around me is very beautiful, and who's making these big links? Okay, my name is Hadia Al-Masri. I live in Egypt, Alexandria, and I am a visual artist. I am working with the concept of equilibrium. It's basically the balance between human and nature. And I chose this place because it shows how a human can integrate or interfere into a nature by building this bridge. So I'm basically under the bridge right now. It shows different layers of up and down and a contradiction of how places can be. This is something. Another thing, what I'm actually using as materials, I use stones, found stones, and found wood to make a different balance, how a balance could change, how it sometimes could be the forces coming from upstairs, the forces coming from a below level, and I'm experimenting how the force and the balance can be. Hello, I am Yorgos Palamaris. I am in the visual art group and I come from Greece. This work here have to do all the idea of the landscapes project with the xylella situation. So I was thinking of the idea of curing the sickness. So taking as the cotton as a symbol of and the history, cotton have two meaning for me. It's from the landscape because it was cultivated in the past and now it's no more cultivated, and it was also used for the filter of the oil during the procedure, so it have a historical part. In the same time, cotton is in the medicine world, so somehow for healing the scars on the human body. So somehow I make a metaphor on the body of the tree, trying to cure the scars and the empty space of the body of the tree. Second part of the work is with a ladder, which is I listen that it's forbidden to use the ladder for security reasons. So I found the old ladder and I tried to bury it on the soil, having in mind the methods of the biodynamic ideas of Rudolf Steiner about burying different kind of material for transmitting this energy in the soil of the earth. So for this reason I chose to bury a stair, trying to transmit all the energy and the traces that we have from the human body in the earth. Hello, I'm Olivia Köln from Vienna. I'm part of the visual art project. I'm working with the idea of Pomodoro, the traditional way of how to hang tomatoes. And in this workshop, they told us that women used to hang those tomatoes together in caves. And to hang tomatoes in caves is like you're going in the mother, like you're going in the uterus. So I'm now making eggs with socks, and I fill them with earth and seeds, and I also make holes in them, and with the time they should grow again. So I want to give space to grow. Sono Barbara Baroncini, sono un'artista visiva e sono nata a Bologna e sono diplomata all'Accademia di Belle Arti studiando sculture e arti visive. Faccio parte del gruppo di visual art nella residenza Landscape qui nel parco di Torre Canne. E con i ragazzi abbiamo iniziato a confrontarci sul paesaggio, in particolar modo sulla cultura degli ulivi, e l'aspetto che più mi ha colpito è stato un aspetto in un certo senso tecnico, ovvero il fatto che anticamente, insomma in origine, gli ulivi crescevano a una distanza molto lontana, che è stata più o meno
ricondotta a una lunghezza di 18 metri. Quindi gli alberi crescevano molto distanti e questo permetteva una crescita migliore, uno sviluppo migliore sia delle radici, delle condizioni naturali dell'albero. E poi ovviamente con il cambiamento e quindi l'introduzione della cultura intensiva degli ulivi, questa distanza non è stata più rispettata. E quindi ho scelto proprio di confrontarmi con questo concetto e mettere in pratica la lunghezza effettiva dei 18 metri creando una lunga scultura in argilla. Si tratta di un lungo braccio che collega due alberi qui nel parco. E ho voluto quindi confrontare me stessa creando il lavoro, ma anche permettere agli altri che visualizzeranno il risultato finale di percepire la lontananza e la distanza tra gli alberi. E è un lavoro che si compone anche di una parte più processuale. Difatti ho intenzione di arrotolare tutta la lunghezza d'argilla e proprio questa è una prova in questo modo. Quindi in un certo senso l'argilla tratterrà la traccia, no, di quello che incontra sul cammino. All'inizio all'interno si vedranno le ulive e in fondo di nuovo, insomma, nuovamente le ulive, mentre al centro ci sarà tutto il terriccio e l'erba che li divide. È un modo per rendere visibile un concetto astratto e dar modo di interpretare, di ricordare ciò che ci separa, insomma, tra ciò che dovrebbe intercorrere tra gli alberi e tra noi e loro. Il mio nome è Giada Ganassin e sono parte del gruppo Visual Art che ha vissuto i giorni di residenza all'interno del Parco Dune Costiere. E la mia ricerca è partita dalla strada come simbolo di connessione, collegamento e avvicinamento anche al territorio. Quindi tutta la ricerca alla fine sarà incanalata in una pubblicazione artistica, grazie anche al materiale appunto che Miriam ha prodotto, perché durante tutti questi giorni lei ha scattato foto, ha documentato, e al materiale che abbiamo raccolto da tutti gli artisti del gruppo di Visual Art, quindi schizzi. La pubblicazione sarà diciamo un riassunto, un avvicinamento al territorio, quindi anche il design sarà un'immersione nel territorio dove ci troviamo, e tutto partirà da una coordinata semplicemente su una mappa, quindi un linguaggio universale e un po' anonimo, e da lì ci caleremo proprio nel paesaggio e poi nell'intervento degli artisti sul territorio. Per esempio, un simbolo di quest'unione sono questi schizzi di uno degli artisti di Yorgos, che con la tecnica del frottage ha evidenziato la traccia di questi tronchi di ulivo su una carta millimetrata, quindi un sistema di griglia molto razionale e umano su cui è stato, diciamo, trasferito il segno della natura. Miriam può parlare di più del progetto a livello anche performativo, quindi questo avvicinamento e questa voce, questa collettività che parla del territorio da punti di vista differenti. I'm Miriam Santos, I'm from France, Paris, and I'm in the group of visual artists for the residency landscape. So with the Giada, she said, we are preparing an edition, and we are also preparing a performance with every one of the group. The first thing that struck me is that we have a great variety of different nationalities, very interesting differences in our culture. And what I wanted to bring in the project and use it's using each and everyone individuality and make them together, because it's a link to natural aspect. So when in an environment you have a rich variety of, like, for nature, plants in the same area, the area is very healthy and strong. So I want to use each and everyone's differences to be part of this performance. So the performance is about paying attention to the soundscape of an environment
and with the voices of each and every one artist of the group, remake the environment and bring it back to other, to the viewers, so they can realize the space, but visualize it with the sound.